grazie per essere venuti. Io mi devo preliminarmente scusare perché il ritardo, il piccolo ritardo con cui cominciamo mi porta a questo evento in concomitanza con un altro che è il confronto con gli altri candidati a sindaco, quindi purtroppo mi devo assentare. Affrontiamo un tema importante, tema basilare per il Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza che abbiamo messo nel nostro programma nazionale. Puntiamo a farlo anche qui a Roma, dove negli ultimi cinque anni di questa gestione molto, molto buia, i disagi e le differenze sociali si sono andate ampliandosi. Ovviamente in attesa che i nostri amici e colleghi che lavorano a livello nazionale avvino un programma e una legge in tal senso, oggi il professor Preparata, il professor Galloni e il collega De Simone esporranno le modalità con cui questo reddito di cittadinanza può essere garantito e inizialmente erogato tramite una moneta complementare. Detto ciò, lascio la parola al professor Preparata e grazie a tutti. Professor Galloni. Allora, la prima cosa noi dobbiamo cercare di focalizzare due concetti fondamentali, perché sennò il discorso sul reddito di cittadinanza o qualunque altro discorso simile, compreso il tema della piena occupazione, non hanno nessun senso. E cioè dobbiamo capire due cose. La prima, dal lato, diciamo così, della moneta, che senza sovranità monetaria è inutile parlare di piena occupazione, non c'è proprio la possibilità di raggiungerla, ovviamente approfondisco. La seconda è che oggi si sente parlare, anche a livello dei massimi rappresentanti del governo, di lavoro e non si considera che di lavoro ce n'è tantissimo. Il problema è organizzarlo, perché esiste un lavoro socialmente necessario, per esempio, che storicamente hanno svolto le donne, ma non è detto che debba essere prerogativa esclusiva delle donne, però tutti i lavori di cura delle persone, dell'ambiente, dei bambini, degli anziani, eccetera, sono stati svolti storicamente senza essere remunerati, però erano lavori appunto socialmente necessari, quindi si tratta di organizzarli. Io abito nella ex Ventesima, quindi a Roma Nord, e sopra un parco che si chiama dell'Insuperata, che è composto anche da terreni destinati ad uso agricolo, e ci sono numerosi ragazzi che li stanno occupando per metterli in produzione, e si sta sviluppando il fenomeno degli orti in casa, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, il lavoro c'è, lo dobbiamo organizzare. Ad esempio, quando io al Ministero del Lavoro ero direttore della cooperazione, vedevo che c'erano tutta una serie di attività produttive che non erano nemmeno organizzate in forma di cooperativa o di impresa, e tuttavia erano lavoro, producevano reddito, magari nel sommerso, ma mancava quell'là organizzativo che dipende dalle regole che un'amministrazione può porre a livello nazionale, parliamo del Ministero del Lavoro, a livello locale sicuramente anche della amministrazione comunale, provinciale o regionale, secondo le proprie competenze, che consentano a gruppi di persone che producono qualcosa, quindi donne che fanno lavori di cura, uomini che zappano la terra e qualunque altra attività di manutenzione e via dicendo, di organizzarsi in qualche modo in forma di impresa. Però c'è anche il lato, diciamo così, della moneta, e fra i due momenti, quello del lavoro e quello della moneta, la interdipendenza è fortissima. Mi spiego meglio. Dopo il 1971 la moneta non ha più alcun legame con l'oro, quindi in sostanza, per arrivare alla conclusione delle conclusioni, che poi il problema fondamentale attorno al quale giriamo anche in Europa, oggi l'equazione che descrive la quantità di moneta che deve esserci in un certo sistema, uh-huh, è un'equazione lineare, a differenza del passato.
e ci vuole tanta moneta quanta ne serve per fare le cose che riusciamo a fare. Quindi adesso faccio un esempio per capirci. Se qui decidiamo di programmare, di andare su Marte, perché ci abbiamo gli astronauti, ci abbiamo gli scienziati, ci abbiamo i mezzi, ci abbiamo le tecnologie, ci abbiamo il progetto industriale e quant'altro, non possiamo dire che ci manca la moneta, che ci mancano i mezzi, perché anche stampando la moneta gli stati possono provvedere a quella forma che serve per remunerare gli scienziati, gli astronauti, i mezzi, eccetera. Poi la moneta circola con questi pezzi di carta, la gente va a comprare nei supermercati, si attiva la produzione, oggi non ci sono limiti, questa è la grande rivoluzione dell'umanità, non è tanto lo slegame della moneta dall'oro che è quasi una conseguenza, ma il fatto che a partire dagli anni 70 e a maggior ragione oggi, l'umanità per la prima volta nella sua vita ha a disposizione mezzi, capacità produttive e tecnologiche tali da garantire a tutti, diciamo così, il benessere. Di qui diventa fattibile il discorso del reddito di cittadinanza, non al minimo, cioè come un qualche cosa per cui dice se le risorse sono poche, perché quello ha diritto di vivere e quell'altro no, quindi da una logica di tipo egalitaristico che sicuramente è da considerare nell'ambito ovviamente dei nostri principi, dei nostri valori. E tuttavia nasce da un'altra condizione e circostanza, che noi dobbiamo cercare di capire qual è quel minimo necessario che può essere, diciamo, garantito a tutti e quindi metterli in condizione di andarseli a comprare liberamente fornendoli di mezzi monetari. Ovviamente detta in questi termini è una cosa che un pochino esulerebbe da quello che può essere un programma a livello comunale, seppure Roma e il suo territorio lo possiamo vedere già come uno stato neanche tanto piccolo, la maggior parte degli stati di questo pianeta ha una popolazione inferiore a quella che c'è nel territorio metropolitano e non solo. Ora, quello che è necessario capire in questa situazione è che la sofferenza immediata, i suicidi, i bruciamenti, gli attentati e le minacce anche cosiddette all'ordine pubblico, le case che vanno all'asta, eccetera, non nascono da problema che l'economia non va bene, nascono da un altro fenomeno che è la carenza, a volte addirittura voluta e artificiosa, di liquidità. Cioè se uno ha una casa, per esempio, ma non riesce a ripagare un debito, come è successo ieri a Ragusa, di 10.000 euro e gli mettono la casa all'asta e impazzisce e dà fuoco a tutto e a tutti, dobbiamo capire che lì c'è un qualcosa che non quadra, perché allora io non potrei, come dire, cartolarizzare la mia casa e con quei mezzi, magari passando nella proprietà al comune, gestire invece una disponibilità ben diversa rispetto a quello che significa subire l'edizione di un bene di proprietà. Ora, per esempio, questa mancanza di liquidità, questo problema della liquidità, fa sì che spesso anche a livello nazionale, vedi la questione dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, si confonda questo problema che è un problema di cassa con la competenza. Cioè tutti sanno o dovrebbero sapere, almeno quelli che governano, che il bilancio dello Stato è un bilancio per competenza, nell'ambito del quale succede che c'è uno stanziamento perché c'è una copertura, che c'è un impegno e poi ci deve essere un'erogazione. Quindi a livello di competenza dovrebbe essere tutto chiaro, c'è un debito dopo che le amministrazioni hanno fatto le gare, qualcuno le ha vinte, hanno fornito il prodotto e il servizio previsto, eppure non ci sono i soldi per pagare queste persone, queste imprese, le quali poi, o perché la banca poi gli rifiuta di scontargliela, o perché non riescono a cartolarizzare il credito per varie ragioni, poi si trovano in difficoltà e possono arrivare addirittura al fallimento con tutte le conseguenze negative sul piano ovviamente dell'economia e della società. Quindi per risolvere questo problema le amministrazioni potrebbero immediatamente essere autorizzate ad emettere dei certificati di credito erariali
i quali potrebbero circolare come moneta ed essendo utilizzati per pagare le tasse, sono moneta. Che cosa può fare quindi in questo ambito, in questa logica, l'amministrazione comunale in termini di moneta complementare? Ma innanzitutto può favorire un processo di moneta che nasce fra le imprese, le quali hanno crediti anche nei confronti della pubblica amministrazione, che in questo caso sarebbe parte del meccanismo, e quindi emettono una moneta a un tasso di sconto che serve per fare funzionare il sistema, quindi lo 0,50 all'1%. E quindi in pratica se io ho un credito nei confronti di un'altra impresa, ovvero di una pubblica amministrazione, sono messo in condizione di fare circolare, di utilizzare come moneta. Questo è un tipo di moneta complementare su cui si sta lavorando in alcune province e regioni del nord, in alcuni comuni del nord. E quindi è una cosa che sicuramente l'amministrazione comunale di Roma, che è la più grande dal punto di vista di questi movimenti monetari e finanziari, può prendere in considerazione. Poi sicuramente anche il comune potrebbe emettere a fronte di propri debiti un certificato di credito comunale e farlo girare. Ovviamente diventerebbe moneta nella misura in cui lo accettasse in pagamento di tasse, tributi e via dicendo. Questo ovviamente è molto importante, ma richiederebbe a normativa vigente un'autorizzazione di un passaggio nazionale, perché andrebbe a ridurre nell'ambito del conto delle pubbliche amministrazioni complessivo il disavanzo, perché farebbe Certo. mancare le risorse erariali, cioè i tributi, le tasse, la componente fiscale di esso. Poi c'è la moneta complementare, quella diciamo che chiamerei di più alternativa, che è stata sperimentata in varie situazioni, ma che potrebbe già cominciare ad emergere se per esempio, queste attività di cui parlavo, che nascono nel settore primario, cioè dall'agricoltura, incontrassero anche altri comparti produttivi, cito i servizi di cura delle persone dell'ambiente, la manutenzione, produzioni artigianali ed altre attività, e quindi ci fosse una circolazione monetaria che partisse dal basso. Cioè in realtà se dentro questa sala fossimo tutti disoccupati, ma anche tutti capaci di produrre un qualche cosa, chi le scarpe, chi il vino, chi l'olio, chi i servizi di cura della persona, eccetera, ma non lo potessimo fare perché in condizioni di mercato il costo di produzione di queste attività sarebbe superiore a quello che sono i prezzi in giro, e quindi rimaniamo disoccupati. Invece facciamo una nostra moneta, lo produciamo ai nostri costi, e una volta che abbiamo saturato la domanda interna a questo sistema o subsistema, possiamo esportare l'eccedenza facendocela pagare in moneta, diciamo, internazionale, cioè in euro, e con quegli euro comprare quello che non siamo in grado di produrre al nostro interno e reggerci così in equilibrio. Questo in piccolo è un modello alternativo a quello della globalizzazione. In quello della globalizzazione, che come sapete è in crisi perché non può funzionare per definizione, in quanto prevede che ciascun soggetto, ciascun paese, realizzi un avanzo di bilancia commerciale, di bilancia dei pagamenti. Questo è matematicamente impossibile, quindi ovviamente ci saranno realtà che vanno in avanzo e realtà che vanno in disavanzo, ma per definizione il modello della globalizzazione non è sostenibile, anche per un'altra ragione, che premia il produttore peggiore, cioè quello che offre sul mercato una merce, grazie al fatto che non paga i lavoratori, fa lavorare i bambini, distrugge l'ambiente e non si preoccupa della tutela della salute. Quel produttore viene premiato. Queste sono le ragioni profonde della crisi mondiale che stiamo vivendo, che non è solo una crisi finanziaria, ma è proprio la crisi di un modello che non può funzionare. Quello che invece potrebbe funzionare, e ce n'è una traccia
nell'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, fare il contrario, cioè partire dallo sviluppo della domanda interna, che è in grande quello che in piccolo prima esemplificavo. Cioè tutti devono produrre qualche cosa e poi ovviamente una volta che siamo bravi a produrre, produciamo di più di quello che ci serve, il resto lo esportiamo. Quindi l'esportazione diventa un criterio marginale che serve per procurarti la valuta, o meglio quei beni e quei servizi che non sei in grado di produrre al tuo interno. Questo fa sì che si sviluppi al massimo la domanda interna e questo determina già una forma di piena occupazione o di quasi piena occupazione. Quindi in conclusione noi dobbiamo coniugare il discorso del reddito di cittadinanza con il fatto che tutti lavorano, tutti producono servizi o sono in grado di farlo, perché anche andare a pulire le spiagge o valorizzare l'ambiente o qualunque altra attività che attualmente non è remunerata rappresenta un lavoro socialmente necessario che va riconosciuto attraverso il reddito di cittadinanza, che viene calibrato in questo senso. Poi nello specifico diciamo bisogna andare a vedere quanto, come eccetera, ma che si possa fare non, in termini di sistema non ci sono dubbi. Io mi fermerei qui, Domenico, poi magari dopo gli interventi, se ci sono delle domande, noi fino a una certa ora possiamo rimanere qui e rispondere. Grazie a tutti. Un applauso.